presidente della provincia di Salerno Cirielli su Operazione Strade Fantasma e CSTP. Piano territoriale di coordinamento provinciale, parlano i tecnici dell'amministrazione provinciale. Impiantistica sportiva in provincia di Salerno, realizzato un nuovo censimento. Sinergia tra l'ordine degli avvocati di Sala Consilina e le istituzioni per salvare il Tribunale del Vallo di Diano. Ben ritrovati con il TG di informazione salernitana.it, la web TV della provincia di Salerno. Il presidente Edmondo Cirielli interviene sull'operazione Ghost Road 2 e preannuncia che l'amministrazione si costituirà parte civile. Sul CSTP chiede collaborazione alla Regione Campania e denuncia la gestione fallimentare negli anni precedenti. L'intervista di Marina Santoriello. Appalti alla provincia e strade fantasma, la Guardia di Finanza arresta altre 4 persone. Beh, diciamo, ovviamente sul piano umano è sempre doloroso scoprire queste cose. Voglio ribadire però in effetti che è stata un'azione che deriva dalla nostra guida politica. Quando sono arrivato 2 anni fa ho scoperto 2 cose che non andavano, le ho denunciate alla Procura e alla Guardia di Finanza. Dopo 2 anni di indagine, quindi immagino indagini fatte anche con molto scrupolo, con molto equilibrio, con molta serietà, viene fuori un quadro sconcertante. Ovviamente ci sono processi in corso, la nostra linea rimane sempre garantista, ma i fatti, insomma, contestati sono molto gravi. C'è una responsabilità sicuramente su cui accertano le forze dell'ordine e la magistratura in capo ai tecnici, però c'è una gravissima responsabilità politica. L'amministrazione provinciale del PD che ha governato questa provincia ha ignorato completamente quello che accadeva. Penso innanzitutto all'assessore al bilancio, l'assessore Giuliano, uomo di punta del PD, che non ha saputo verificare cosa accadeva nella ragioneria, non un minimo di controllo. Ed è toccato a me denunciare i fatti. Voglio anche aggiungere che viene impropriamente scritto da alcuni giornali di potere, che chiaramente non toccano il PD per i soliti motivi che sappiamo, che il compianto sindaco Vassallo denunciò anche all'amministrazione del PD, partito di cui faceva parte, queste gravi vicende, e le sue denunce furono inascoltate. C'è voluto un sindaco, un presidente della provincia del PDL per ricevere ed ascoltare le denunce di Vassallo, da cui poi sono nate queste inchieste, ma perché noi abbiamo avuto il coraggio di denunciare questi imbrogli e queste cose gravi che avvenivano. Noi abbiamo fiducia nell'azione della magistratura nel suo complesso, sappiamo che i processi si svolgeranno col massimo garantismo, ma noi chiediamo tempi rapidi, chiediamo che si vada ancora avanti. Chiaramente la provincia si costituirà parte civile e spero che siano accertate tutte le responsabilità, anche se ce ne fossero da parte dei politici. Il trasporto pubblico nominato il Collegio dei Liquidatori, ma salta l'accordo politico con il Comune di Salerno. I cittadini, gli utenti, i lavoratori potrebbero avere l'impressione che la politica pensi solo a litigare. Cosa succede? Guarda, per la verità io su questa vicenda ero già intervenuto, mi sembrava che fosse giusto che la politica istituzionale, la provincia e il Comune di Salerno in testa non si preoccupassero di chi era colpa, anche se la colpa era evidente di chi era. Basti pensare che l'uomo di punta del PD, D'Acunto, che ha guidato al fallimento anche finanziario il CSTP negli anni precedenti, il giorno prima di lasciare assunse oltre 30 persone per far capire che carrozzone è stato il CSTP, così come si dovrà indagare a questo punto sulle transazioni fatte tra il CSTP e il Comune di Salerno. Ma questo non era il punto. Il punto era che noi dovevamo collaborare per salvare il servizio pubblico e per salvare anche i posti di lavoro, non c'è dubbio. La provincia si è data disponibile al 100%, nonostante che con gli altri comuni di centrodestra potesse vantare una maggioranza da poter decidere da sola, avevamo trovato una strada istituzionale. Ma poi, incredibilmente, per questioni incomprensibili, dopo che è stato chiesto un presidente dell'ordine alla guida come forma di garanzia, ma noi avremmo potuto anche scegliere una persona di nostra fiducia perché abbiamo i numeri per poterlo fare, ma avevamo pensato di fare una cosa condivisa, ci si è chiesto di individuare un presidente dell'ordine, l'abbiamo fatto, e poi non andava bene perché il presidente dell'ordine degli avvocati di Nocera. Ma insomma, onestamente, veramente diventa una cosa mortificante per le persone, e io non ci sto. Politicamente è inaccettabile
tollerabile questo comportamento, vuol dire che gli enti che hanno la responsabilità, perché hanno le quote maggioritarie, che peraltro gli deriva da un'investitura popolare, nel senso che i comuni che guidano il CSTP insieme alla provincia sono stati eletti liberamente, andranno avanti e ovviamente faremo la nostra battaglia con la regione, sapendo che è un momento difficile per la regione, ma devono comunque venire incontro alle nostre esigenze, ma a questo punto avvieremo azioni di responsabilità e verificando i conti fino all'ultimo per vedere chi ha frodato i cittadini salernitani e chi ha frodato i cittadini di tutta la provincia trasformando il CSTP in un carrozzone che evidentemente è servito a finanziare marciapiedi, luminarie e altre cose del genere che nulla hanno a che vedere con i trasporti pubblici. Dopo l'approvazione in Consiglio Provinciale, il dirigente di settore Catello Bonadia illustra ai nostri microfoni gli elementi fondanti del piano territoriale di coordinamento provinciale. Giacinta Staffieri. La provincia di Salerno è la prima in Campania ad aver approvato il piano territoriale di coordinamento. Si tratta di uno strumento di previsione e di identificazione delle grandi infrastrutture e fornisce indicazioni e assistenza ai comuni per la formazione dei piani urbanistici. Siamo in compagnia dell'architetto Catello Bonadia e il suo staff. Che cos'è il piano territoriale di coordinamento provinciale, come nasce e come si è giunti poi all'approvazione? In effetti i piani territoriali di coordinamento erano qualcosa che già era previsto nella legge nazionale dal 1942, solo che hanno avuto una loro importanza dal 1990 in poi. Da quando praticamente si è sviluppata la teoria dello sviluppo sostenibile. In pratica alcune tematiche come quella ambientale, come quella della tutela del territorio, come quella della tutela delle risorse naturali, paesaggistiche, architettoniche, ecologiche, hanno preso piede dagli anni 90 in poi e quindi ha preso importanza questi argomenti visti in una scala più vasta, più che in una scala comunale. In pratica, se noi diciamo ai telespettatori che cos'è un piano regolatore, loro capiscono subito che si tratta di distribuire dei diritti edificatori sul territorio, ma alcune tematiche come quelle ambientali, come quelle paesaggistiche e naturalistiche non possono essere affrontate ad una scala comunale, o meglio, sono anche affrontate ad una scala comunale, ma vanno viste in un ambito molto più vasto. Architetto De Notaris, un lavoro arduo, però alla fine una grande soddisfazione nella realizzazione e l'approvazione del PTCP. Sì, un lavoro abbastanza arduo e lungo, però realmente molto partecipato, sia esternamente che internamente alla provincia. Esternamente questo lavoro, soprattutto con l'arrivo dell'architetto Bonadia come dirigente del settore, è stato sempre partecipato a tutti i soggetti competenti in materia di pianificazione, ovvero a tutti i comuni, le comunità montane, i soggetti regionali, le altre province, non solo campane ma anche con Termini, quindi le province della Basilicata, ma anche a tutte le associazioni di categoria, le associazioni culturali, ambientaliste, a tutti i soggetti che volevano partecipare, sia diciamo semplicemente pubblicando sempre tutto online, che oramai è consuetudine diciamo radicata per tutti gli enti, sia producendo una catena di quaderni, l'abbiamo definita, in cui di volta in volta, con una cadenza più o meno semestrale, davamo diciamo, una contezza del lavoro svolto, dei risultati raggiunti, in maniera, si spera, quanto più semplice e discorsivo, proprio perché con la speranza di poter arrivare ad un pubblico quanto più vasto. Architetto Nicola Vitolo, quali sono gli indirizzi ai comuni? Il PUC deve contenere tutti gli elementi che il dirigente prima diceva, cioè la sostenibilità, la riqualificazione, il distruggere il meno possibile il territorio quale risorsa finita e finibile per certi versi, e nello stesso tempo tentiamo di riorganizzare il quadro generale dello strumento
dei PUC affinché si possa avere una fusione tra i PUC e il PTCP. Se per un attimo, usando come dire una dizione che mi rendo conto che è impropria, ma serve anche a far capire a chi ascolta, che mettere insieme da un lato i PUC, mettere insieme tutte le aree vaste, alla fine determiniamo uno sviluppo che è sostenibile con l'intero territorio provinciale. Dottoressa Sara San Martino, qual è l'aspetto ambientale all'interno del PTCP? Diciamo che la valutazione ambientale strategica molto spesso viene messa in secondo piano rispetto alla pianificazione. Non è così, perché senza l'approvazione da parte della Regione Campania di quella che è la valutazione ambientale strategica, il piano non avrebbe avuto sicuramente un iter positivo, quindi l'iter del piano sarebbe stato bloccato. È stato un iter difficile, però la provincia di Salerno c'è riuscita. Importante contenuto all'interno della valutazione ambientale strategica è il piano di monitoraggio. Nel piano di monitoraggio noi abbiamo introdotto tutto quello che diciamo avevamo all'interno del nostro ufficio come dati, che parliamo di dati sia territoriali, di dati ambientali, ed è diciamo importante perché sono dati che sono a disposizione di tutti. Architetto, qual è il ruolo strategico del PTCP? Dal momento in cui viene approvato e pubblicato il PTCP inizia il nostro vero lavoro. Attraverso le conferenze d'ambito, gli ambiti sono aree territoriali più piccole rispetto a quelle della provincia, che, in cui vengono per situazione omogenea territoriale, per situazioni geografiche, culturali, paesaggistiche, vengono messi insieme alcuni territori per ragionare dello sviluppo del loro territorio. Il PTCP non è solo uno strumento che informa i piani comunali, ma è uno strumento che dai piani comunali viene anche informato, per cui è abbastanza agile per poter avere delle modifiche allo stesso piano territoriale nel momento in cui ad una scala più minuta vengono fuori delle problematiche che hanno influenza sulla scala vasta. Architetto, qual è stato l'iter amministrativo per l'approvazione del PTCP? Ripercorrendo solo le ultime tappe, nel dicembre del 2010 la proposta di piano provinciale è stata adottata dalla Giunta, è stato quindi pubblicato il piano, si è dato modo nei termini di legge al territorio di esprimersi sotto forma di osservazione, sono pervenute 89 osservazioni al piano, 11 osservazioni al rapporto ambientale, le osservazioni sono state istruite dagli uffici, valutate anche grazie all'assistenza tecnico-scientifica dei consulenti coordinati dal professore Cuomo, e quindi la Giunta ha potuto concertare la conferenza di pianificazione, che era un altro passaggio dell'iter procedurale previsto dalla legge, ovvero un momento di concertazione con tutti i soggetti territoriali che non si è risolto in un unico incontro, ma che la provincia di Salerno ha voluto articolare in 6 incontri. All'esito di questa attività la Giunta a gennaio del 2012 ha approvato un deliberato con il quale dava atto delle valutazioni fatte alle osservazioni presentate. E dalla proposta di PTCP si è passati al piano, al PTCP adottato, questa volta ancora sempre in giunta, piano che poi è andato al vaglio delle commissioni consiliari, hanno formulato una serie di emendamenti e quindi c'è stata questa prima seduta consiliare del 19 marzo, nell'ambito della quale sono stati approvati gli emendamenti che avevano proposto le due commissioni consiliari, e su proposta del Presidente Cirielli si è deciso di aprire ulteriormente entro i termini diciamo consentiti dalla legge, quindi entro il 30 marzo, che è stata poi la data di approvazione effettiva del piano, di aprire ulteriormente al confronto con i consiglieri, con l'assemblea consiliare tutta,
rotta, e quindi il Presidente ha consentito ancora la possibilità di rassegnare ulteriori emendamenti ai consiglieri provinciali, però si è cercato di trovare la sintesi alle diverse anime che popolano la nostra provincia, e si è giunti quindi finalmente al 30 marzo all'approvazione. La vita del piano territoriale di coordinamento incomincia adesso. Finora è stato un documento, ora è uno strumento di governo e promozione del territorio. Con la sua approvazione si passa dallo spontaneismo agli indirizzi per gli insediamenti urbani e delle attività produttive. I comuni hanno 24 mesi di tempo per adottare i propri piani urbanistici. Il loro coordinamento apre una nuova era per la provincia di Salerno, perché informa e dà certezza amministrative alle comunità locali e a chi intende costruire ed investire risorse materiali, professioni e cultura senza dover ricorrere a percorsi anomali o alternativi alle norme della legalità. Il manico per operare bene è stato realizzato, ora tocca al manovratore farlo funzionare. Non c'è certezza su chi ne sarà il conduttore. Per il momento va dato atto a chi con il proprio lavoro ha consentito il taglio di un traguardo atteso da 20 anni. Il censimento sull'impiantistica sportiva rappresenta la bussola per dirigere i finanziamenti e migliorare l'offerta. Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport Antonio Iannone e il presidente provinciale del CONI Guglielmo Talento. È stato presentato a Palazzo Sant'Agostino il censimento sull'impiantistica sportiva realizzato dalla provincia di Salerno in collaborazione con il CONI provinciale di Salerno e l'Istituto per il Credito Sportivo. Un lavoro che aggiorna i dati risalenti a 10 anni fa relativi alle strutture sportive presenti nel Salernitano. Assessore Iannone, a distanza di 10 anni un nuovo censimento realizzato dalla provincia in sinergia con il CONI, che è anche un po' uno screening e una bussola per dirigere finanziamenti in aiuto all'impiantistica e alla gestione delle strutture della provincia di Salerno. Esattamente così, diamo attuazione al protocollo d'intesa che abbiamo stipulato con il CONI e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Dopo 10 anni la provincia si dota di un censimento dell'impiantistica sportiva presente sul territorio. È stato fatto un lavoro dal sportello che abbiamo istituito presso il CONI, molto puntuale, sui 158 comuni. Oggi abbiamo una mappa aggiornata al 31/12 del 2011 che per noi rappresenta la bussola per dirigere gli investimenti e anche per prendere coscienza di quelli che sono i dati di crescita da un lato, ma anche di fortissima criticità che ci sono sull'intero territorio provinciale. Purtroppo la media è di 5,12 impianti per ogni 10.000 abitanti della nostra provincia, con una fortissima sofferenza nelle aree più antropizzate, cioè quella della parte nord, Agrocino Sarnese e Salerno città, dove questa media scende addirittura al 2,8 per ogni 10.000 abitanti, mentre nella parte sud della provincia, in particolare nel Golfo di Policastro e nel Cilento, la situazione è al di sopra della media nazionale. Quindi io credo molto nel lavoro di semina che stiamo facendo, di razionalizzazione, di vera politica sportiva, che sono certo che darà nel tempo i risultati di miglioramento sperati. Presidente Talento, una sinergia importante tra il CONI e la provincia per migliorare l'offerta dell'impiantistica sportiva territoriale. Ma principalmente questo lavoro che abbiamo costruito insieme serve per fotografare l'attuale stato dell'opera dell'impiantistica sportiva esistente, sia essa pubblica che privata, nella nostra provincia, affinché le politiche di intervento non siano frutto di momentanee decisioni, ma entri in una progettualità cercando di spingere, di incentivare, di promuovere quei tipi di impianti che in certe zone oggi sono completamente inesistenti. Continua la mobilitazione in provincia di Salerno per scongiurare la soppressione dei piccoli tribunali. L'Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, con il sostegno delle istituzioni locali, in prima linea per salvare il Tribunale del Vallo di Diano.
Salviamo i piccoli tribunali per salvare la giustizia è l'iniziativa promossa dall'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Sala Consilina per scongiurare la soppressione del presidio valdianese. Il Tribunale di Sala Consilina ha una giurisdizione su 28 comuni e rappresenta un'eccellenza nel panorama nazionale per l'attivazione del processo civile telematico. Avvocato Di Paola, il Tribunale di Sala Consilina è a rischio soppressione, ma è anche un'eccellenza a livello italiano per aver istituito il processo civile telematico di cui lei è responsabile. Il processo civile telematico è presente allo Stato solo in 14 grossi metropolitani tribunali italiani, cioè Roma, Firenze, Catania, Palermo e quant'altri, e tra questi si è inserito anche il Tribunale di Sala Consilina grazie ad un protocollo d'intesa che è stato firmato con le banche del territorio, la BCC di Montepruno di Roscigno e di Sassano, oltre agli enti locali, il Comune di Sala Consilina, di Adria Lucana e di Sassano. A questi si sono aggiunti anche ovviamente l'Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, dei dottori commercialisti e altre realtà territoriali. Grazie a questo protocollo d'intesa siamo riusciti a realizzare questo grosso progetto. Questo progetto riesce a far sì che, una volta andato a regime, e saremo a regime tra pochissimi giorni, noi siamo nella possibilità di poter raddoppiare il carico di lavoro che allo Stato vi è, perché grazie al processo civile telematico si riescono a dimezzare i tempi, sia i tempi di realizzazione della fase giurisdizionale, sia i tempi di carico di lavoro che allo Stato vi è su ogni singola cancelleria. Sindaco, le istituzioni e gli avvocati, una sinergia per salvare i piccoli tribunali. Sì, veramente si sta lavorando tutti uniti, a partire dalla provincia, che ringrazio anche per l'ospitalità per questa manifestazione di questa mattina, la regione, i comuni e le professioni e sicuramente anche i cittadini. A Cava dei Tirreni nasce il progetto DE, un esperimento di videomappatura per essere più vicini alle problematiche dei cittadini. Marina Santoriello. Lei è un progetto che nasce per l'innovazione. Noi cerchiamo innovatori sul territorio perché vengano qui a raccontare i loro progetti, perché molto spesso gli innovatori non hanno tanto spazio per parlare di loro. A noi interessa dargli questo spazio che fino a questo momento non hanno avuto. Si chiama DE ed è il primo esperimento di videomappatura di una città realizzato attraverso una piattaforma di comunicazione sociale. Ad idearlo l'associazione Moby Dick, con l'obiettivo di incrementare la partecipazione dei cittadini alle problematiche, alle proposte e ai progetti di miglioramento di Cava dei Tirreni. Sfruttando i canali di comunicazione oltre social network, DE offre la possibilità ai cittadini di presentare i propri progetti che possiedono risvolti positivi in termini di vivibilità e di qualità della vita della città. DE Radio, fruibile ogni venerdì alle 19 alla Mediateca Marte di Cava dei Tirreni e sulle frequenze di Radio Cava New Generation, è il primo media che parte con DE. 24 progetti e 48 innovatori. Tanti anche gli ospiti, l'ultimo in ordine di tempo è il pianista italo-inglese Julian Oliver Mazzariello, definito dalla critica un inventore ed un innovatore dell'immediato. Il progetto DE è partito da praticamente un mese, ma sono più di 30 già gli innovatori che ci hanno contattato, sono moltissimi gli ospiti e soprattutto sono molti gli imprenditori, cioè i portatori di interesse, che sono entusiasti di questa iniziativa perché credono nelle idee che proponiamo. Per partecipare basta collegarsi a www.progettode.it e da lì potete postare i vostri progetti innovativi su Cava e sulla regione, e i migliori saranno selezionati e verrete invitati qui in radio per presentarli. E siamo alla pagina di Intramenia. Dopo l'apertura straordinaria del giorno di Pasquetta dei siti della provincia di Salerno, il Castello di Arechi, la Pinacoteca Provinciale, la Villa Guariglia, il Museo della Lucania Occidentale di Padula, Villa De Ruggero e l'area archeologica di Fratte, continua l'esperienza positiva che si ripeterà nel giorno del 25 aprile. Luisa Tornitore ne ha parlato con l'assessore al patrimonio Salvatore Arena. Thank you.
Assessore Salvatore Arena, per la prima volta i musei provinciali a 5 siti della provincia di Salerno sono rimasti aperti per il lunedì in albis, il giorno di Pasquetta. Oltre 3.000 persone hanno potuto visitare i 5 siti. Beh, un successo notevole, un'iniziativa che ci fa ben sperare, un'ulteriore sfida la lanciamo all'intera comunità, aprendo anche l'altro sito, l'area archeologica di Fratte, il giorno 25 aprile. Utilizzo l'occasione per invitare l'intera comunità e quanti altri a visitare questi siti di una magnificenza unica. Assessore, lei invece il 25 aprile dove lo passerà? Non me ne vogliano l'intera comunità salernitana, ma io sono di Nocera, dell'agro nocino sennese, della zona nord della provincia di Salerno. Io utilizzerò questo giorno insomma, facendo una capatina a Villa De Ruggiero. Lì abbiamo un parco che abbiamo aperto, inaugurato una ventina di giorni fa, di oltre 25.000 metri quadrati, con un giardino storico di oltre 5.000 metri quadrati. Ebbene, trascorrerò lì qualche ora del mio tempo, il giorno 25. E questo era il nostro ultimo servizio. La redazione di Informazione Salernitana vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.